Ciao a tutti amici di Tech Android, benvenuti alla video recensione di Samsung Galaxy S8 Plus, un device che ancora non è ufficialmente in distribuzione, ma già se ne parla tantissimo. Effettivamente non se ne parla perché ha un comparto hardware completamente rivoluzionato, ma perché ha un'estetica particolare, l'Infinity Display, l'aggiunta di due sistemi di sicurezza che, almeno a mio avviso, sono belli, bellissimi, molto fighi da mostrare agli amici, ma effettivamente a livello di utilità non so quanto nel quotidiano potremo andare poi a sfruttarlo effettivamente. Ad ogni modo, prezzo di lancio 929 euro, e sì che ci sono le cuffiette di HPG che hanno un loro valore, ma obiettivamente sembra che si tenda a giustificare in questi giorni che vabbè, ma tanto l'iPhone costa tanto, ho capito, però non è che se Apple adotta una politica di un certo tipo, cioè prezzi sempre altissimi e più o meno stabili, allora facciamo che tutte le aziende possono, sono autorizzate ad andare a allinearsi in modo negativo a una tendenza che sicuramente a noi utenti non fa bene. Quindi vi anticipo subito che sì, probabilmente io lo comprerei perché è molto interessante come device, ma no, non lo comprerei mai al momento del lancio, sicuramente mai a prezzo pieno. A livello estetico, Samsung persegue questa strada del premium a livelli massimi, di conseguenza back panel Arctic Grey nel nostro caso, metallo protetto da Gorilla Glass 5, più resistente di S7 ed S7 Edge, ma non è esente da graffi, 1-1 l'ho preso anche io. Fotocamera principale sempre sul posteriore, da una parte flash LED, sensore del battito cardiaco, dall'altra parte in posizione scomodissima il lettore di impronte digitali. Ci ho messo un bel po' a abituarmi a questo lettore di impronte digitali, molto spesso pigiato sulla fotocamera. Ad ogni modo è un buon lettore, fa bene il suo lavoro, prende praticamente sempre i tocchi quando ovviamente non mi andate ad appoggiare sulla fotocamera. Andando avanti con l'estetica, molto velocemente, sotto al centro USB Type-C, da una parte speaker audio mono, perché non stereo, visto che costa quasi 1000 euro, visto che abbiamo fatto la partnership con HPG puntando all'audio, perché non mettere un audio stereo? Non si sa. Microfono principale, ingresso per le cuffie, jack da 3,5 mm. Alla parte destra, tasto accensione e spegnimento, sinistra invece tasto per l'accesso veloce a Bixby, che comunque in Italia arriva in maniera un po' mozzata perché per il momento è possibile interagire sotto alcuni fronti e basta, e bilancieri del volume, parte alta solo e unicamente microfono secondario e chiaramente il carrellino per nano SIM micro SD. Tutte le cornici sono ovviamente in metallo. Da stupire di Samsung Galaxy S8 Plus è proprio questo Infinity Display con bordi Edge studiati ad hoc. Si è fatto un percorso di crescita a partire da S6 Edge, S7 Edge, Note 7, S8 Plus. Sembra ci si sia specializzati. Prima di parlare del display, infatti, vado a sottolineare che questa volta coi bordi ci abbiamo preso massima ergonomicità. Non ho rischiato tocchi involontari. Chiaramente i bordi Edge si portano dietro tutte le opzioni del caso, quindi People Age, App Age, ma si vanno ad aggiungere anche altre implementazioni software, come la possibilità di fare particolari screenshot o anche catturare porzioni di schermo in forma addirittura di video. Proprio lo schermo è particolare, un 18 noni Super AMOLED da 6,2 pollici, densità di 529 ppi, risoluzione di 2960x1440, ottima la visibilità tipica dei Super AMOLED, sia all'interno che all'esterno, non ho avuto problematiche di sorta, buoni gli angoli di visuale, buona la regolazione della luminosità grazie al sensore, ma anche in modalità manuale riuscirete a calibrarlo al meglio chiaramente, tanto
tantissime le opzioni di personalizzazione che vanno dalla scelta della gamma cromatica alla scelta delle dimensioni delle icone, per esempio, o la tipologia di font. Non manca il display always on, si conferma anche quest'anno e si conferma anche poco energivoro, un display always on però che è più personalizzabile. Potremo andare a scegliere di cambiare ad esempio caratteri, il colore del carattere, ma anche andare sullo store Samsung a scaricarne, come questo che ho utilizzato io, alcuni personalizzati, oppure addirittura inserire una nostra foto della galleria. Guardando questo pannello frontale protetto da Gorilla Glass 5 è impossibile non notare l'assenza dello storico tasto fisico di Samsung, che diventa un tasto virtuale a tutti gli effetti. Permane a destra il tastino per tornare indietro, a sinistra quello delle app recenti, diventano anche quelli tastini a schermo, non sono più soft touch. Il lettore di impronte digitali quindi è stato obbligatoriamente spostato sul posteriore. Io sono continuo a rimanere, ve l'ho sempre detto, amante dei lettori di impronte digitali sul frontale, perché dietro alcune volte abbiamo difficoltà a pigiare il tasto, poi in questa posizione è ancora peggio. Ovviamente però sempre sul frontale permane in parte alta la capsula auricolare, il sensore di luminosità a prossimità, LED RGB per le notifiche, camera frontale da 8 megapixel e poi scanner dell'iride, ce la posso fare a nominarlo. Questo scanner, insieme al riconoscimento dei volti, è la svolta, in questo senso la feature in più in termini di sicurezza. Bello, bellissimo, ci ha fatto impazzire la presentazione, come ci fece impazzire quello di Lumia, dei vecchi nuovi Lumia, però obiettivamente nel quotidiano, così come mi resi conto sui vecchi nuovi Lumia, era impossibile da utilizzare, perché è vero che prende sia lo scanner sia il riconoscimento dei volti e prendono con una frequenza differente. Anche Samsung aveva avvisato sul fatto che il riconoscimento dei volti ancora aveva tanta strada da fare. Lo scanner dell'iride funziona abbastanza bene, però ci costringe praticamente sempre a guardare male il terminale, guardarlo con espressione quasi arrabbiata, e magari se siamo in giro non abbiamo tempo di aspettare un secondo che ci riconosca l'iride e si sblocchi, oppure ci dà magari fastidio sollevare, sembra che ci facciamo continuamente dei selfie. Di conseguenza io personalmente l'ho provato anche il riconoscimento dei volti facendo riconoscere mia sorella, che è molto simile a me. Devo ammettere che non c'è stata storia, non si è sbloccato il device, però nell'uso quotidiano permane, per quello che mi riguarda, l'utilizzo del lettore di impronte digitali quando possibile e quando il device è appoggiato ancora solo e soltanto il codice PIN. Sorge spontaneo chiedersi quale sia l'usabilità di un 6,2 pollici 18 noni in una mano. Devo dire la verità, sebbene non sia possibile utilizzarlo per fare ovviamente qualsiasi operazione o mandare messaggi chissà quanto lunghi, anche io, che ho una mano medio grande, non troppo grande, sono riuscita comunque a svolgere feature basiche, perché il device grosso modo si riesce a tenere in una mano. Di conseguenza, se bisogna avviare una telefonata o scorrere nel menu ad esempio, fare un giro su Facebook, questo è possibile. Chiaramente, anche se non so quanto effettivamente gli utenti la utilizzino, permane e resiste l'utilizzo ad una mano sola. Exynos 8895 Inside. Come processore abbiamo questo octa-core composto da 4 Exynos M2 con massima frequenza 2,5 GHz e 4 Cortex A53 con massima frequenza 1,7 GHz. Un processore con processo di lavorazione a 10 nanometri che Samsung garantisce avere performance molto molto più elevate rispetto al processore Exynos 8890 presente sulla precedente generazione di device. Semplice utilizzo quotidiano, io trovo che performante fosse uno e performante si è rivelato l'altro. Ecco perché non consigliavo il salto generazionale, se non per altri motivi. 4 GB di memoria RAM su questo device, è vero non sono 6, ma Samsung ha garantito, ed effettivamente così è stato, che la nuova user interface avrebbe permesso di sfruttare al massimo questi 4 GB. Non c'è più il mostro della TouchWiz, che già all'accensione aveva divorato il 60% della RAM disponibile, e questo effettivamente è vero. 64 GB di memoria interna, espandibile sino a 256 GB. A proposito di Samsung Experience, versione software Android Nougat, versione Android Experience 8.1 con patch al momento aggiornate a marzo 2017. Una user interface completamente rinnovata, più fluida, più performante. Mi è piaciuta molto perché
e più tailor-made sulle esigenze degli utenti. Di conseguenza è intelligente e facile navigare all'interno dei menu, non ho avuto problemi. Ci sono diverse scorciatoie intelligenti, ci sono scorciatoie anche sulle singole applicazioni per compiere azioni rapide. Multi window presente su questo dispositivo, possibile gestire due applicazioni insieme o anche ridurre icona, è possibile fare tutta una serie di azioni per semplificare l'uso del dispositivo. Permane ovviamente anche Samsung Knox con la sua area personale, migliorata la sicurezza detta di Samsung, è possibile utilizzare i nuovi sistemi di sblocco per proteggere i file più importanti che abbiamo all'interno del device, una feature da non trascurare soprattutto se si utilizza per lavoro e con documenti delicati il dispositivo. Fluidissima la fruizione di contenuti multimediali, altrettanto anche l'esperienza di gaming. Io ne approfitto per far vedere quanto velocemente si caricano i giochi grazie ovviamente al processore, come girano fluidi invece grazie alla GPU. Vi faccio sentire anche l'audio e rifaccio il mio appunto: perché non stereo? Questo non l'ho capito. Un audio alto, un audio fluido, un audio che però, ripeto, non è stereo. Batteria da 3500 mAh all'interno di questo dispositivo. Io obiettivamente, facendo la media fra quando ero un po' più sotto rete 4G e invece quando ero più in wifi, riesco a farci circa 4 ore e mezza di schermo lavorativi. Ovviamente per lavorativi intendo, io lavoro con lo smartphone, quindi molto social, moltissimi messaggi vocali, moltissimi scambi email, due mail in push. Di conseguenza però le mie 4 ore e mezza non sono 4 ore e mezza di scatto continuato di fotografie o peggio di gaming o fruizione di contenuti multimediali e video, quindi vi invito sempre a prendere con le pinze quando vi diamo un valore di schermo. Diciamo che con un uso abbastanza intenso si riesce a coprire l'intera giornata, per intera giornata intendo 7:30 21 grosso modo, con un totale di scarse 5 ore di schermo. Ricarica ultra rapida, anche meno di un'oretta e mezza con il suo caricatore, e non mancano chiaramente tutte le forme di risparmio energetico ma anche di ottimizzazione app per app. A livello hardware il sensore principale della fotocamera, quindi quello da 12 megapixel, rimane identico, pixel più grandi, apertura focale f1.7, stabilizzazione ottica per questo sensore, ovviamente accanto a lui il flash LED. Quello che promette Samsung è di aver rivoluzionato il software, un software che adesso quando andiamo a fare una fotografia fa tanti microscatti insieme, li fonde per garantire il risultato migliore. Obiettivamente ho provato con un S7 ad occhio nudo, guardando così io questa grandissima differenza non l'ho notata, supportata poi la mia tesi dal fatto che il sensore sia assolutamente lo stesso. Ecco che qui siamo davanti a un altro fattore che probabilmente non mi farebbe fare lo switch. Ad ogni modo, video in Ultra HD come massima risoluzione, si conferma Samsung un ottimo prodotto per quanto riguarda gli smartphone con fotocamere di alto livello, quindi ovviamente si conferma essere un camera phone questo S8 Plus, bene nei video, bene nelle fotografie in panoramica, così come in macro con messa a fuoco selettiva, le foto vengono praticamente sempre bene. Camera frontale che invece cambia, 8 megapixel con autofocus, e si vede tutto, si vede anche quando facciamo utilizziamo la modalità messa a fuoco selettiva, vengono davvero delle belle fotografie. Probabilmente quando lavoriamo di messa a fuoco selettiva bisogna fare un po' attenzione perché altrimenti sembrerebbe un po' troppo alterata la fotografia, ma in generale una fotocamera frontale prestante praticamente sempre. Il software rimane il solito software ipercompleto di Samsung, che ci permette davvero di usufruire di tantissime possibilità sia in video che in fotografia. Chiaramente rimane presente anche la modalità Pro. Ricezione buonissima su questo device, non ho avuto problematiche di sorta in questo senso, prende abbastanza bene anche dove è un po' ostico, non c'è tantissimo campo, insomma non ho avuto problemi né a sentire l'interlocutore né l'interlocutore a sentire me, quindi buono l'audio in capsula, e i due microfoni fanno abbastanza bene il loro lavoro e ovviamente lo fanno anche durante le riprese video. Non manca ovviamente il wifi dual band con tutte le certificazioni del caso, Bluetooth
tutto 5, con possibilità di collegare doppi auricolari wireless senza fili. Non manca l'NFC, presente anche il GPS, con la GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. Testato con Google Maps, non ho avuto problematiche di sorta. All'interno della suite dei sensori, ovviamente sensore per il battito cardiaco, lettore di impronte digitali, scanner dell'iride, sensore di luminosità, prossimità, giroscopio, accelerometro, bussola e barometro. Non c'è assolutamente da lamentarsi per quanto riguarda il comparto dei sensori. La navigazione web direi che possiamo affidarla completamente al browser Samsung, che va migliorandosi di aggiornamento in aggiornamento. Me lo ha fatto quasi preferire Google Chrome, ma continuo a preferire Chrome. Scarico veloce delle pagine, richiesta di sito desktop di praticamente qualsiasi sito web o quasi, si comporta abbastanza bene, non si impunta mai. Anche la tastiera è di casa Samsung, una vibrazione, ma questo è tipico, c'è anche sugli altri device, più morbida rispetto a quella che magari possiamo ritrovare io in questo momento, o LG G6 o Honor 8 Pro. Bixby, come già accennato, non arriverà in forma completa in Italia, ma potremo interagire a metà. Lui in compenso avrà la possibilità di farsi totalmente gli affari nostri, andrà a guardare qualsiasi azione che facciamo, qualsiasi contenuto che guardiamo, qualsiasi cosa che cerchiamo, e quando lo richiameremo dal pulsantino apposito ci proporrà contenuti molto simili alle nostre esigenze, che rispondono al meglio alle nostre esigenze. Possiamo anche inquadrare un oggetto con Bixby attivo e lui proverà a riconoscerlo facendoci fare una ricerca per immagini oppure una ricerca all'interno di shop online. Certificazione IP68, un metro di profondità per 30 minuti, presente all'interno di Samsung Galaxy S8 Plus. Io ho fatto la prova mettendolo sotto la pioggia, ma obiettivamente vi ricordo sempre che queste certificazioni sono poste non per giocare a vedere quanto resiste il terminale, ma per proteggere il device in situazioni di emergenza. Quindi vi sconsiglio sempre comunque di lavarlo sotto il rubinetto dell'acqua oppure utilizzarlo candidamente per fare le fotografie in piscina, perché comunque le aziende hanno una serie di micro clausole che permettono di proteggersi dall'utilizzo improprio, sebbene ci sia, della certificazione IP68. Considerazioni finali sul Samsung Galaxy S8 Plus, un device bellissimo che se fosse mio sarebbe già all'interno di 4 strati di scotch. Tuttavia bisogna tener conto, perché molti hanno questo dubbio, vale la pena fare lo switch dalla precedente generazione? Bene, se possedete un S7 o un S7 Edge, sappiate che lo switch fondamentalmente, almeno a mio avviso, è meramente a livello estetico, perché sì, l'hardware è stato aggiornato, ma non c'è stato questo balzo in avanti di chissà quanto. È stata aggiunta la scansione dell'iride, il riconoscimento dei volti, però vi ho spiegato che effettivamente nella vita reale bisogna avere proprio delle esigenze per doverlo utilizzare. L'unica vera ragione per cui farei lo switch, io in tutta onestà, è sì, sicuramente l'estetica, ma anche i bordi edge che sono stati addolciti particolarmente. Quindi un device che cambia, che è un passo in avanti, ma non è una rivoluzione, se non, ribadisco perché altrimenti sembro pazza, a livello estetico lì sì che cambia tanto. Peraltro abituatevi ai tantissimi riflessi, perché il back panel ne ha davvero tanti, a me non sono dispiaciuti, però probabilmente, sicuramente non lo comprerei al lancio, 929 euro, per le motivazioni che vi ho già dato. E poi c'è da rifletterci parecchio: se invece siete indietro di qualche generazione con i top di gamma Samsung o con anche prodotti di altre aziende e volete fare uno switch, beh, tenetelo in considerazione, occhio sempre al prezzo, potrebbe essere un'ottima scelta, ma attenzione a proteggerlo per bene. Samsung va verso la creazione di device premium, ma comunque molto delicati. Bene amici Tecnoandroid, io come al solito spero di esservi stata utile, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!